Buonasera, benvenuti al TG regionale di Toscana TV. Apriamo sempre parlando dei nuovi casi in Toscana di coronavirus. Oggi sono 53 i nuovi casi, nessun decesso e 3 guarigioni. Ma guardiamo insieme il raffronto con l'Italia, vedete 53 casi, ieri erano 79, in Italia 1071, ieri erano 947. Ma ora vediamo i dati provincia per provincia. I maggiori casi registrati sono a Pisa, vedete 11, 9 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Pistoia, 6 a Lucca e a Massa Carrara, 4 ad Arezzo, 5 a Siena, 3 a Grosseto e 3 a Livorno. E tensioni ci sono state oggi a Massa per la presenza in strada di migranti di un centro di accoglienza dove si è sviluppato un focolaio Covid. I residenti hanno chiamato carabinieri e polizia per farli tornare dentro la struttura. Tutti i migranti del centro di accoglienza devono osservare la quarantena, ma ieri sera una giovane migrante positiva al coronavirus, ospite del centro di accoglienza, è uscita dalla struttura ed è stata seguita dagli altri compagni. Questi sono tutti positivi e già dal pomeriggio avevano manifestato intolleranza per la propria condizione di quarantena. In pochi minuti si è diffuso il panico tra gli abitanti della zona. Il mondo della box è in lutto per la morte di Sandro Mazzin, che a ottobre avrebbe compiuto 82 anni, è stato campione del mondo dei super welter negli anni 1963-1965 e 1968-1969. Il servizio. Sul ring era un guerriero, ti metteva paura, lo guardavi negli occhi e capivi che per lui c'era solo il volerti sopraffare, volere vincere a tutti i costi. Sono le parole di Nino Benvenuti che oggi ricorda Sandro Mazzinghi, il campione di boxe morto questa mattina all'ospedale Lotti di Pontedera, Pisa, sua città natale. A ottobre avrebbe compiuto 82 anni. La loro rivalità, ricorda ancora Benvenuti, era come quella tra Coppi e Bartali. La sua carriera di pugile ebbe inizio il 15 settembre del 1961 e terminò con un match a Firenze il 4 marzo del 1978. Tra queste due date 64 incontri vinti, di cui ben 43 per KO e soltanto 3 persi. Lo scorso anno è stato inserito nella Hall of Fame del pugilato italiano. Tanti messaggi di cordoglio: buon viaggio Sandro, la tua città ti saluta e abbraccia un'ultima volta, scrive su Facebook il sindaco di Pontedera Matteo Franconi. Per tutti noi prosegue e resterai esempio di umanità, coraggio e determinazione, la tua storia, la nostra storia, dai tempi eroici come uomo e simbolo della rinascita fino al tuo incoraggiamento durante la pandemia. L'annuncio è stato dato dalla famiglia, dalla moglie Marisa, dai figli Davide e Simone, che hanno scritto via social: ciao babbo, non ti dimenticheremo mai, resterai sempre con noi e con tutti quelli che ti hanno voluto bene. La camera ardente è stata allestita nella chiesa del Crocifisso a Pontedera. Lunedì mattina in Duomo si terranno i funerali. Si sente male e cade sul fuoco acceso per bruciare le sterpaglie. Gravissimo il parroco di San Domenico a Prato, Don Luigi Provenzani. Il servizio Nadia Tarantino. Grave il parroco della chiesa di San Domenico, Don Luigi Provenzi, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa con ustioni su varie parti del corpo dopo essere caduto sul fuoco appiccato per bruciare le sterpaglie. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di oggi. Immediata la richiesta di aiuto al 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza della pubblica assistenza e una della Croce d'Oro. Il sacerdote della diocesi di Prato, 79 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Stefano e nel pomeriggio con l'elisoccorso è stato trasferito al centro specializzato di Pisa. Grave il quadro clinico, ustioni di primo, secondo e terzo grado sull'80% del corpo. Le sue condizioni sono considerate disperate dai medici. Secondo la ricostruzione dei fatti, il parroco ha acceso il fuoco su un terreno sul retro della chiesa per bruciare le sterpaglie dopo la ripulitura del giardino, del chiostro e del terreno stesso. Si trovava molto vicino al fuoco quando, forse per un malore, ha perso l'equilibrio ed è caduto sui tizzoni ardenti. Invano avrebbe tentato di rialzarsi per sottrarsi al fuoco. È stata la nipote a trovare Don Luigi Provenzi a terra, con la testa sopra le braccia ma ancora cosciente. Una scena terribile. I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti. Arrivato all'ospedale, Don Luigi Provenzi ha avuto poi un infarto e solo nel pomeriggio è stato possibile il trasferimento a Pisa. Grande apprensione in diocesi. La situazione viene seguita dal vescovo Giovanni Nerbini e dal vicario generale Donnedo Mannucci, che sono in costante contatto con la famiglia del sacerdote.
E veniamo alla vicenda del cadavere dell'uomo che è stato trovato in campagna a Grosseto con la testa fracassata. È giallo sulle cause della morte. Carlo Sestini. È stato ucciso con un colpo alla testa, forse con un macete. L'uomo ritrovato morto in una stradina di campagna in località Chiocciolaia, nella zona di Cernaia, non lontano dal centro militare veterinario. Al momento però non si esclude neppure un colpo di arma da fuoco da distanza ravvicinata. Dell'uomo, il cui volto è sfigurato, non se ne conosce ancora l'identità, ma dovrebbe essere uno straniero, un magrebino, di età compresa tra i 30 e i 35 anni. Il corpo è stato trovato verso le 15:45 di ieri, riverso a terra sul ciglio di una stradina di campagna chiusa da un cancello. Alla strada si accede da una piccola entrata laterale. La morte dovrebbe essere avvenuta tra le 12 e le 24 ore precedenti al ritrovamento del corpo da parte di una donna che ha dato l'allarme chiamando direttamente la questura di Grosseto, donna che sarà ascoltata dagli inquirenti. Quasi sicuramente l'omicidio è maturato nell'ambito dello spaccio di droga. La zona è infatti frequentata da spacciatori e tossicodipendenti e quindi tutto lascia pensare che si tratti proprio di un episodio legato a questo mondo. Le cause della morte invece saranno svelate con l'esame autoptico previsto tra lunedì e martedì. A svolgere le indagini sul posto del ritrovamento il sostituto procuratore Giampaolo Malchionna e la squadra mobile della Questura di Grosseto. Accoltellamento in Darsena a Viareggio, il responsabile è stato preso ancora con il coltello in mano, insanguinato. Il servizio. Lite e accoltellamento in Darsena a Viareggio nella serata di venerdì in via Coppino, quando una volante della polizia è arrivata, l'aggressore e un testimone si erano già allontanati, mentre il richiedente ferito, un marocchino di 35 anni, veniva soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale. Gli uomini della volante, sentita la vittima e raccolte le descrizioni dell'aggressore, si sono immediatamente messi al lavoro e qualche ora più tardi sono riusciti ad individuare sia il testimone, anch'egli marocchino di 35 anni, che l'aggressore, stessa nazionalità di 33 anni. Quest'ultimo, dopo un tentativo di fuga su una bicicletta, è stato bloccato dagli uomini del commissariato di Viareggio con addosso ancora il coltello intriso di sangue. Per il tipo di ferita riportata dalla vittima, giudicata guaribile in 15 giorni al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, e la parte del corpo interessata, una coscia, l'aggressore è stato solo denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Le indagini sono in corso per stabilire il contesto in cui è maturata la lite, se ci fossero problemi di stupefacenti. Negli ultimi giorni ci sono stati due omicidi di nordafricani in Toscana, uno a Lastrassigna in provincia di Firenze e uno nella campagna vicina a Grosseto. In entrambi i casi le ipotesi investigative prevalenti al momento riportano a esecuzioni per traffici di droga. Si è sentito male in immersione e quando è risalito le sue condizioni si sono aggravate e in pochi minuti è morto. È successo alle 13:30 un sub nelle acque delle isole Formiche di Grosseto. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai subacquei che erano con lui. Sul posto anche la Guardia Costiera e l'elicottero soccorso Pegaso, che ha portato la salma all'obitorio dell'ospedale Misericordia. Il PM ha disposto l'autopsia. Gli accertamenti sulle cause del malore valuteranno le attrezzature usate dal sub. I carabinieri forestali di Ceppeto, in provincia di Firenze, hanno scoperto l'abbandono illecito nella campagna di Sesto Fiorentino di rifiuti speciali non pericolosi. I rifiuti trovati sono pannelli in vetro e imballaggi in cartone. Ispezionati hanno permesso di individuare una ditta di Prato e di identificare e denunciare due persone, gli autori materiali dello smaltimento illecito. Sono il titolare di una ditta che conduce campagne pubblicitarie e altri servizi pubblicitari e un suo collaboratore. I due rischiano l'arresto da 3 mesi a 1 anno e l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Nel suo Fiat Ducato aveva stipato 20 sacchi neri di scarti tessili, ognuno del peso di 25 kg, ma l'uomo è stato scoperto dalla polizia municipale e fermato prima che potesse disfarsene in maniera illegale. L'uomo è stato fermato in via Pistoiese a Firenze ed è stato denunciato per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti. Il suo veicolo è stato sequestrato insieme al contenuto. ZTL, cioè zona traffico limitato a tempo, si cambia ancora a Firenze, niente più sosta nelle piazze, ma c'è un accordo con il garage dei privati. Vediamo.
È arrivata alla fine la delibera sull'apertura della zona traffico limitato ai fiorentini e sulla sosta in centro per aiutare il commercio alle prese con la crisi da Covid-19, ma sono scomparsi i parcheggi a pagamento per non residenti in piazza Strozzi e piazza Ognissanti. Sono arrivati 1.500 posti nei garage privati a prezzi scontati, una novità maturata dopo la riunione via telefono di giovedì sera con i garagisti, motivata con l'intesa con le auto rimesse presenti dentro la zona traffico limitato, ma dovuta anche ai dubbi e a qualche resistenza sull'opportunità di parcheggi in due piazze così storiche come nel caso di Ognissanti. Ma c'è anche il problema della sicurezza del consolato francese. Sono scomparse anche le staffe, i percorsi obbligati, cioè per arrivare alle due piazze. Quindi dalle porte telematiche spente alle ore 16 in Lungarno Vespucci, Ponte Vespucci e via della Scala Santa Caterina da Siena si potrà liberamente circolare per la zona a traffico limitato per andare a parcheggiare nei garage a prezzo scontato. Resta invece Piazza del Carmine aperta a 36 posti, sosta riservata ai residenti e anche in questo caso serviranno controlli serrati dei vigili per assicurare il rispetto della delibera che scatterà il 28 agosto e durerà fino al 30 settembre con possibile proroga al 31 ottobre. L'apertura anticipata della zona traffico limitata a due porte su 19 e i 1.500 posti auto a basso costo servono per facilitare l'accesso al centro storico in una fase delicata per la vita cittadina e per le attività economiche, per venire incontro alle esigenze di parcheggio dei cittadini, spiegano da Palazzo Vecchio. I due varchi saranno aperti dalle ore 16, dal lunedì al venerdì, e per parcheggiare il Comune ha raggiunto due accordi. Il primo con Firenze Parcheggi per il parking della stazione e con il Garage Europa in Borgo Ognissanti, che mettono a disposizione posti a 1 euro l'ora dalle 16 alle 24. Il secondo con il coordinamento delle categorie economiche, con varie autorimesse del centro storico per tariffe scontate dal 30 al 50%. Mentre in 12 autorimesse aderenti a CNA, la prima ora di sosta, dalle 16 alle 24, sarà gratuita. In totale sono una quarantina i garage coinvolti nell'intesa e la prossima settimana partirà la campagna di comunicazione. Sono stati intensificati i controlli della Movida anche ad Arezzo, vediamo. La parola d'ordine era controlli rigorosi e così è stato. Un'intensa attività di vigilanza ha visto protagoniste le forze dell'ordine nel primo giorno di weekend successivo all'entrata in vigore dell'ultima ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Obbligo di indossare la mascherina di protezione dunque dalle 18 alle 6 anche all'aperto in luoghi in cui possano formarsi assembramenti spontanei o occasionali. Riflettori puntati sulla Movida aretina dopo la riunione delle ultime ore del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Anna Palombi, tavolo che aveva confermato la stretta sui controlli con il rischio di multe da 400 euro per chi non rispetta le precauzioni anti-Covid-19. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno percorso le strade principali del centro aretino per monitorare la situazione e in caso di necessità fornire mascherine a cittadini e gestori dei locali che ne fossero sprovvisti per la propria clientela. Una serata che in particolare nelle prime ore non ha registrato un grande afflusso di persone, un calo dettato con ogni probabilità proprio dalle nuove disposizioni. Ma sentiamo i gestori dei locali della Movida. Non abbiamo mai trovato problemi nel far rispettare le leggi, soprattutto anche nel confermare e nel verificare che i nostri clienti già da soli rispettano tutto quello che è previsto. Lavoriamo con grandi difficoltà e con grande paura, però andiamo avanti. È questa la fotografia scattata da chi rappresenta l'altra faccia della medaglia della Movida, i gestori dei locali che nel rispetto delle disposizioni previste e non senza difficoltà non si arrendono al Covid-19. Nel fine settimana in cui sono stati intensificati i controlli a seguito dell'ultima ordinanza dello scorso 16 agosto che rimarrà in vigore fino al prossimo 7 settembre, abbiamo raccolto la testimonianza di chi gestisce alcune attività nel centro cittadino. Noi abbiamo una grandissima fortuna, abbiamo lo spazio che il Comune ci ha dato per il distanziamento sociale, quindi noi non abbiamo avuto nessun
Per il momento sembra nessuna ripercussione della nuova normativa, perché siamo, diciamo, tra virgolette, molto fortunati. Lo spazio non ci manca, quindi si può fare il distanziamento sociale. Noi come proprietari di attività cerchiamo di far mantenere tutto quello che prevede la legge, ci impegniamo molto, perché comunque sia non è facile anche lavorare con la paura di anche poter sbagliare, perché comunque sia noi facciamo attività che cerchiamo di tenerle vicino le persone, invece dobbiamo un po' andare contro quello che è il nostro lavoro. C'è preoccupazione di una eventuale ulteriore ricaduta anche da un punto di vista economico? Questa è la prima cosa che dobbiamo andare a pensare, proprio bisogna stare attenti ora per non ricadere su una chiusura, su un problema veramente come è stato i mesi passati. Bisogna stare tutti uniti, cercare di stare, come vi ripeto, alle regole, e noi attenti, i clienti attenti e tutti i nostri operatori. E ora la pagina politica. Sono 7 i candidati a governatore della regione Toscana che si sfideranno alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. E quanto emerge in modo definitivo oggi alla chiusura della presentazione delle liste. I candidati sono Eugenio Giani per una coalizione di centrosinistra sostenuto da 6 liste, Susanna Ceccarri, europarlamentare della Lega schierata dal centrodestra, sostenuta da 4 liste, Irene Galletti, candidata del Movimento 5 Stelle, Tommaso Fattori, Corre per Toscana a sinistra, Roberto Salvini, Compatto per la Toscana, Roberto Salvini presidente, Marco Barzanti per il PCI e Salvatore Catello per il PCI, tutti sostenuti da una lista unica. E bufera in Forza Italia, dopo Mugnai lasciano altri big del partito fiorentino, vediamo. Polemiche e dimissioni in Forza Italia in Toscana dopo la formazione delle liste per le elezioni regionali. A scatenare il terremoto è stata la scelta di Marco Stella come capolista nella circoscrizione di Firenze. Prima sono arrivate le dimissioni da coordinatore regionale del partito di Stefano Mugnai, poi quelle di Claudio De Santi, coordinatore dei dipartimenti di Forza Italia Firenze e membro della giunta esecutiva del coordinamento cittadino. La decisione di dimettersi è stata annunciata in solidarietà con Stefano Mugnai, le cui dimissioni, conferma lo stesso De Santi, ci sono state per la scelta fatta dal livello nazionale in ordine ad una capolistura nella circoscrizione di Firenze per le regionali, che poi sarebbe quella di Marco Stella, che per Forza Italia è vicepresidente uscente in consiglio regionale. Scelta, spiega De Santi, avvenuta a sorpresa, dopo che a lungo era stata data per scontata la posizione 1 della lista dei candidati fiorentini da parte di Jacopo Cellai, coordinatore cittadino e capogruppo in Palazzo Vecchio, a cui va tutto il mio sostegno e la mia stima. Tra l'altro anche Jacopo Cellai si è dimesso. De Santi sottolinea inoltre le voci che si sono rincorse sulla stampa sulle ipotesi di un passaggio di Marco Stella da prima Italia Viva, poi addirittura a fianco di Eugenio Giani, infine con la Lega. Tutte mai da lui smentite personalmente. La mia etica politica e personale, conclude De Santi, fa fatica a comprendere certi slalom. Anche Mario Tenerani decide di dimettersi ed esprime la massima solidarietà all'onorevole Stefano Mugnai, che ha rassegnato nelle mani del presidente Silvio Berlusconi le dimissioni dall'incarico di coordinatore regionale di Forza Italia. L'onorevole Mugnai con questo gesto ha confermato non solo la valenza del proprio spessore politico, ma anche di essere una persona per bene. I motivi che lo hanno spinto ad abbandonare l'incarico sono i medesimi che mi conducono a rassegnare le dimissioni dal ruolo di vice coordinatore di Firenze di Forza Italia. Ancora politica in campo, orgoglio Toscana per Giani. Questa che vuole essere in qualche modo la lista della società civile nella compagine, nella coalizione. Una lista che va da figure ampiamente rappresentative della società che a me piace, penso al mondo dello sport, capolista Grosseto Alfio Giomi, il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, a persone molto esperte anche da un punto di vista amministrativo, penso a Paolo Bambagioni, a Massimo Pieri, a Maurizio Folli nella realtà fiorentina, a persone che rappresentano associazioni e mondi, perché indubbiamente Massimo Taddei, che è persona che è molto ascoltato nel mondo delle associazioni venatorie e riferite a quello che è il mondo dell'ittica. Abbiamo delle personalità che ci danno il senso di una presenza sul territorio come la guida delle varie liste può testimoniare. Mi fa piacere riportare in pista persone come l'amico Fedeli, che è stato nella legislatura precedente
presente il vicepresidente del Consiglio regionale, anzi negli ultimi mesi quando Monaci per problemi di salute non poteva venire a Firenze ha svolto quel ruolo che ho svolto io in questa legislatura, e amministratori che hanno dimostrato la loro competenza. Sempre a Livorno con Fedeli c'è la vice sindaca di Rosignano, Alicia Montagnani, molto conosciuta e apprezzata, o a guidare la lista a Siena una figura come Michela Moretti, che è stata l'assessore alla cultura, vice sindaco per il comune di Colle Valdelsa. Dramma per migliaia di lavoratori. La cassa integrazione è ferma a maggio, lo denuncia la CGIL. Sentiamo. Quello che noi vogliamo denunciare è il fatto che dal momento in cui si sono prodotte le domande di cassa integrazione, al momento in cui sono arrivati i soldi fisicamente sui conti correnti delle lavoratrici e dei lavoratori, sono passati anche 80 giorni. Certamente comprendiamo, è stato un periodo del tutto straordinario dal momento in cui si è determinato il lockdown, l'istituto di previdenza INPS è entrato in possesso di un numero considerevole di domande, molte imprese purtroppo non hanno anticipato l'integrazione salariale. Se noi dovessimo statisticare dagli accordi che abbiamo fatto come Filcan CGL di Firenze, su 10 aziende soltanto 2 hanno anticipato, mentre 8 hanno chiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS, e certamente questo ha prodotto un ulteriore aggravio nei lavori dell'INPS. Però al di là delle cause oggettive che si sono determinate e della straordinarietà, pensiamo che anche una straordinarietà del tipo non possa giustificare in nessun modo il fatto che un lavoratore o una lavoratrice debba aspettare 80 giorni prima di ricevere ovviamente un'integrazione salariale. Le persone lavorano per vivere, quindi nel momento in cui tu lavori per vivere, se non hai lo stipendio entri in una condizione ovviamente di forte difficoltà. E quindi chiediamo al decisore politico che si vadano a individuare le strozzature che si sono determinate affinché questa situazione non si ripresenti prossimamente. Procedono i lavori per la ciclopista dell'Arno, vediamo. È stato riaperto martedì 11 agosto il ponte alla Motta sulla strada provinciale 11 Pisana per Fucecchio, che collega Marcignana nel territorio comunale di Empoli a Bassa nel comune di Cerreto Guidi. Si sono conclusi con largo anticipo sui tempi del cronoprogramma iniziale, infatti i lavori per la costruzione del sottopasso relativi alla realizzazione della ciclopista dell'Arno. Il ponte alla Motta è percorribile con le limitazioni del senso unico alternato e del divieto di passaggio ai mezzi di carico superiori ai 35 quintali, esclusi i mezzi del trasporto pubblico locale. Per quanto concerne i lavori, è stato costruito un manufatto di calcestruzzo armato lungo circa 9 metri con sezione rettangolare di 3 metri per 2,40. Grazie a questa opera adesso è garantita la continuità del percorso ciclabile della ciclopista dell'Arno senza interferire con la viabilità esistente. Un percorso di 10 km adatto alle biciclette ma anche a lunghe passeggiate, che rientra nel progetto della Regione Toscana di una ciclopista dalla sorgente alla foce dell'Arno. Sperimentato in Casentino un sistema per la sicurezza ferroviaria, il servizio. È stata una giornata importantissima per la tratta ferroviaria Rizzo-Bibbiena. Il presidente della LFI, Maurizio Seri, ha partecipato alle prove tecniche programmate per testare in treno il sistema ERTMS lungo la tratta ferroviaria in questione tra Bibbiena e Poppi. E in una nota diramata, lo stesso Seri non ha nascosto il suo entusiasmo per il nuovo sistema, frutto di un grande investimento da parte della Regione. Si tratta di una giornata straordinaria.
storica, ha detto, per la sicurezza ferroviaria sul territorio della nostra provincia, perché il sistema corrisponde perfettamente alle prove richieste e i lavori possono dunque procedere con le tempistiche previste, ovvero entro il 2022. Ricordiamo che il treno impiegato per i test è composto da due locomotive attrezzate, modello 464, grazie ad un investimento regionale di oltre 23 milioni di euro. Una volta terminati i lavori, la linea Arezzo-Bibbiena-Stia sarà l'unica linea locale in Italia ad avere un livello di sicurezza a livello europeo. Il comune di Bagno a Ripoli punta su progetti per parchi e piantumazione di alberi. Rachele Campi. Il comune di Bagno a Ripoli si candida ai fondi previsti per la regione toscana per la piantumazione di nuove alberature per contrastare il riscaldamento globale. L'amministrazione ha già un piano, nuove aree d'ombra nei giardinetti per bambini, alberi nei parchi e a ridosso delle piste ciclabili e pedonali. Dal 1 settembre al 30 ottobre 63 comuni toscani potranno presentare a Sviluppo Toscana domanda per richiedere il contributo. A disposizione ci sono 5 milioni di euro. Il comune potrà richiedere al massimo 400 mila euro. Il bando della regione si inserisce all'interno della strategia che punta a raggiungere in Toscana entro il 2050 il perfetto equilibrio tra le emissioni in atmosfera capaci di modificare il clima e quelle mitigate, aumentando la quota di energia prodotta attraverso rinnovabili, migliorando l'efficienza energetica degli edifici e piantando alberi che facciano da filtro assorbendo l'anidride carbonica o altre sostanze prodotte. E ora la riqualificazione di Villa Favard a Firenze. Vediamo. È stato riqualificato l'ingresso monumentale e l'accesso al parco di Villa Favarda a Rovezzano a Firenze. L'intervento è costato 100.000 euro ed è ancora in fase di completamento per il recupero di pietre e intonaci. Sono stati eliminati gli elementi di degrado risistemando l'accesso di via Aretina. Secondo l'assessore all'ambiente Cecilia Del Re, si tratta di un intervento che contribuisce alla valorizzazione del parco che l'amministrazione vuole promuovere e che anche il FAI ha inserito nell'elenco dei luoghi del cuore da votare e tutelare. Sul sito infatti è ancora possibile arrivare a 2.000 firme per ottenere un finanziamento destinato alla Villa Fiorentina, appartenente anticamente alla famiglia dei Cerchi e oggi di proprietà del Comune, sede distaccata del Conservatorio Musicale Luigi Cherubini, immerso in un parco dal gusto esotico tra cedri, magnoli e palme e due grandi serre in ferro, ricovero un tempo di limoni e piante tropicali. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.